in questo format di gara in cui ha già collezionato 7 podi, che sono poi gli stessi, se non vado errato, che ha Dallmayr, solo che Dallmayr ha vinto 4 volte, ha vinto qui nel 2016 sul podio nella prima gara a Östersund, ha vinto il titolo mondiale, insomma diciamo che quei 7 podi sono ben arricchiti. Vedete la partenza anche di Federica Sanfilippo, che invece ha dimostrato di essersi preparata al meglio, soprattutto per questo secondo appuntamento di Coppa del Mondo, la seconda tappa. Abbiamo comunque 4 italiane che partono nelle prime 40, le altre l'avete viste, sono Vittozzi con il 35 e Alexia Rungaldir con il 40. Cederà Laura Dallmayr. Brezaz non è ancora così abituata a gestire le gare su 4 poligoni, ma è inevitabile che possa diventare un grande problema per tutte la Brezaz, che credo farà senza grossa difficoltà in fretta a riprendere Dallmayr, che di solito non parte così forte. Partirà sicuramente invece con marce ben alte Mäkeräinen, che si trascinerà dietro magari Osbu, via via partono le altre. Molto curioso vedere quello che combinerà anche Kuzmina, che ricordiamo ha vinto un argento olimpico a Vancouver. Parte adesso la leader di specialità Koukalova, e da qui in poi abbiamo atlete che comunque hanno già ottenuto il podio, come la Gössner, ha vinto anche proprio qui nel 2012. Poi Pidrushina è stata sul podio mondiale, Skardino anche lei sul podio, come Zelina Gasparin, Doren ovviamente è molto da seguire. Qui vediamo l'italiana, parte Dorothea Wierer, adesso tocca a Sanfilippo. Doren che ha raccontato una cosa molto particolare: in sostanza quando si trova ad affrontare le serie in piedi è un po' vittima di come dire, non dico attacchi di panico, però quello che le viene da pensare è: oh mio Dio, adesso sbaglio, non sparare, che è probabilmente poi quello che vivono anche altri atlete e altri atleti, non c'è dubbio. Però è abbastanza strana come situazione. Lei effettivamente può avere delle difficoltà in quel contesto, nelle serie in piedi, la si vede più che altro prendere tempo, questo sì, mentre per quanto riguarda le serie a terra, teoricamente sono quelle più delicate, cioè le percentuali poi alla fine non sono male in piedi per Doren. Intanto Brezaz non è riuscita a raggiungere Dallmayr, che evidentemente ha deciso comunque di tenere un buon ritmo. Eh sì, perché il distacco è rimasto quello. Sono 5 secondi, forse Brezaz ha capito che non doveva forzare, ribadisco, non aveva grande fiducia prima della gara di ieri Brezaz, che poi però era strafelice una volta che è finita la gara. Dietro andiamo a vedere quella che è la situazione con Mäkeräinen, che è già risalita chiaramente in terza posizione e ha guadagnato 5-6 secondi, è la più veloce ovviamente, e sta spingendo anche Osbu. Bisogna vedere se poi riuscirà a tenere questo ritmo. Hildebrand anche lei tiene un buon passo, l'abbiamo vista veramente pimpante in questo appuntamento della seconda tappa di Pokljuka. Wierer è ventesima, Sanfilippo è ventitresima, l'ex tecnico italiano Gerhard Hönig, che però è tedesco, insomma è stata una parentesi la sua esperienza di consulenza per l'Italia, adesso segue il settore femminile con grande soddisfazione. Vi ricordo che chiaramente non c'è Preuss, che è stata male, ma abbiamo Denise Herrmann, che è quella che sta recuperando più posizioni, a 49 secondi di ritardo l'ex fondista tedesca. Herrmann che ha tirato giù parecchio, 12 secondi rispetto alla nuova compagna di squadra. È un po' un fattore che può scompaginare gli equilibri in qualche modo, perché ha veramente un altro passo
vedremo oggi quello che può combinare su quattro poligoni, chiaramente quello è il suo problema. Dallmayr guadagna su Braisaz e anche nei confronti di Mäkeräinen, comunque sta tenendo un buon passo, ha perso un secondo la bavarese. Osbu lascia andare Mäkeräinen, come è normale che sia, Hildebrand tiene il passo della compagna di squadra in testa, Koukalova che si trova in sesta posizione, quindi ha scavalcato Kuzmina. Eccola la Herman, che in questo tratto non sembra tanto forzare, qui forse può aver perso qualcosa Herman, infatti è così, dava questa sensazione, 3,5 secondi lasciati, mentre mi sembra molto pimpante francamente Dallmayr fin dalle prime battute. Gara comunque tutta da giocarsi, Wierer passa tenendo un distacco di 58,6 in 20ª posizione, Sanfilippo che ha scavalcato la Oenisch, sono nel mezzo, diciamo, c'è Pidruscina, è con Pidruscina Sanfilippo e siamo già arrivati al primo poligono. Il fatto anche di arrivare comunque non dopo una salita come accade ad Anterselva, se ci sono condizioni di vento molto stabili è tutto abbastanza semplice per le big, soprattutto per quelle che hanno buone percentuali. Osserva Jacquinot, responsabile per la Francia, vediamo un po'. Semplicemente perfetta Dallmayr con i suoi tempi, ma non sbaglia. Dallmayr che a terra si presentava con un 93%, arriva l'errore di Braisaz che quindi aiuta in tal senso Dallmayr, sbaglia Kuzmina, senza errori Osbu, tra l'altro molto rapida, Kuzmina due errori, sbaglia anche Aimonier, può ripartire Mäkeräinen senza giri di penalità, come anche Hildebrand, stessa cosa per Koukalova ed Ankli. Tre errori per Kuzmina, due per Aimonier, sbaglia Gösner. Non è che abbiano concesso molto lì davanti. Vantaggio di 16-6 per Dallmayr, errore per Wierer. Bene Herman che non sbaglia a terra. Impressionante, anche Doren non ha commesso errori. Un errore per Sanfilippo. Adesso aspettiamo anche le altre due azzurre. Vediamo anche dove uscirà dopo la penalità Wierer. Dovrebbe aver più o meno mantenuto, credo, la posizione, perché comunque ci sono state altre che hanno sbagliato. Bittozzi trova uno zero molto rapido, Wierer si trova in 23ª posizione, staccata però di 1,23. Comunque io penso che per lei sarebbe importante provare a entrare nelle 10, poi tutto quello che viene è meglio. Bittozzi sale al 28esimo posto, Sanfilippo è 34esima. Siamo con il gruppo guidato dalla Herman, mi pare, che è staccato di una cinquantina abbondante di secondi da Dallmayr, però di nuovo nella prima parte del giro Herman riesce a guadagnare, ha guadagnato circa 6 secondi su Dallmayr, che ha un margine che è diventato di 18 secondi, ma su Mäkeräinen che ha scavalcato Osbu. Sono in compagnia anche di Hildebrand, Koukalova è lì, anche lei ha guadagnato diversi secondi. Un'altra molto abile nell'interpretare proprio questo format di gara, Koukalova, che rispetto al primo poligono ha guadagnato 6 secondi su Dallmayr. Mentre perde qualcosa Dankli, anche Braisaz. Wierer si trova in 22esima posizione in compagnia di Pociufarova, Vishnevskaya, c'è anche Aimonier,
Vittozzi invece è 33esima insieme a San Filippo. Ricordo invece, non l'avevo ancora fatto, l'errore commesso da Alexia Rungaldir, che si trova intorno alla 45esima posizione, è stata scavalcata da un paio di atlete in questo giro. Nuovo riferimento dei 3-4, dove le cose sono state praticamente mantenute tali. Qui vediamo proprio l'azione di Koukalova, che non vuole lasciare andare via Mäkäräinen. Evidentemente sta bene la vincitrice della ultima Coppa del Mondo. Approccio al prossimo poligono per Dallmayr. Ripeto, con queste caratteristiche dovute al vento diventa veramente un poligono piuttosto semplice, un po' in qualche modo come Ruhpolding, se vogliamo. Mirer perde qualche posizione, 25esima. Però non vorrei che fosse caduta, perché comunque aveva i 2,7 km, 1,21 di ritardo, è diventato 1,36. Può darsi che non sia caduta, ma in ogni caso perde parecchio. Tanto c'è l'errore di Dallmayr. Oh, due errori per Dallmayr, la gara si riapre soprattutto a favore, mi pare, di Koukalova e Mäkäräinen. Però anche Koukalova sbaglia. Bene Osbu, serie rapidissima, trova uno 0 fantastico Osbu. Doppio per Koukalova, triplo addirittura. È forse esagerato nel tenere al ritmo di Mäkäräinen, che invece lei non sbaglia, come non ha sbagliato neppure Hildebrand. E sono loro ad approfittare degli errori di Dallmayr e di Koukalova. Ma è ancora nel giro delle penalità Dallmayr. Il distacco da Osbu è notevole. Certo, sono stati due errori. Sbaglia Herman, ma un errore va più che bene. Anche per Gosner un errore. Comunque lo spazio diminuisce rispetto alla testa della classifica. Wierer è 26esima entrando al poligono. Dallmayr è staccata di 37,4. È vero che ha impiegato più tempo nel rilasciare i colpi rispetto a Olgu, però è veramente impressionante. Tanto trova lo zero in questo poligono Wierer. Abbiamo anche Vittozzi e San Filippo. Ottima Lisa Vittozzi, zero sulle due serie a terra. Koukalova rischia di finire fuori dalle 20 addirittura con i suoi errori. Non è ancora uscita dal giro di penalità. Classifica stravolta da questa seconda serie, con Mäkäräinen che ha davvero una grande occasione, ma ce l'ha anche Osbu. Dallmayr non è ancora battuta, comunque. Gara molto bella e incerta. San Filippo due errori purtroppo. Tornati in diretta, Rungaldir ha trovato lo zero nella seconda serie, e con lo zero sono in tante davvero, percentuale molto alta. Credo di averne contate 21, è notevole. Vi avevo segnalato che tra quelle che potevano recuperare c'erano Vítková e Zsima, e lo stanno facendo, perché Vítková è 12esima con pettorale 30. Doren, che ha trovato anche lei lo zero nelle due serie, è assolutamente in linea per poter salire sul podio, è settima. Diciamo che le prime tre hanno margine, questo sì, perché chiaramente c'è stato il lavoro di Mäkäräinen. Adesso bisogna vedere cosa succede qui tra questo tratto e il poligono. Però Osbu sembra tenere il passo di Mäkäräinen. Osbu ha buone capacità davvero in piedi,
per Hildebrand è una buonissima opportunità. Lei che in questo inizio di stagione non ha così brillato, è ottava comunque nella classifica generale di Coppa del Mondo, una volta è entrata solamente nelle prime 15, è stata proprio quinta qui nella sprint. Qui vediamo invece Dunkley nel mezzo tra il gruppo McRaenen e quello di Dallmayr, dove c'è anche Doren oltre ad Hauser. Andiamo a vedere la posizione delle italiane. Dorothea Wierer sta guadagnando nel terzo giro. Wierer che è 23esima a 1,21, quindi diciamo da Bresas il distacco è di una trentina di secondi, Bresas che è nona, quindi ci sono tante atlete in questo spazio, un fazzoletto di 30 secondi. Vittozzi si trova in 27esima posizione. Ma siamo già al poligono per le prime tre. Ci possono ancora essere ribaltoni, perché comunque anche se il poligono è semplice, c'è il problema soprattutto per chi fa più fatica a recuperare dopo una gara che viene disputata a 1400 metri, dopo che la settimana prima invece eri a quota zero, a quota lago. Molta fretta per Olsbu. L'approccio suo è questo, d'altronde. Un errore per Olsbu, quindi teoricamente possibilità da dietro di riavvicinarsi. Sbaglia anche Hildebrand. Vedete come la posizione è diversa di Hildebrand rispetto a McRaenen, che anche lei a sua volta sbaglia. Tutto azzerato di nuovo. Può essere l'occasione per Doren, oltre che per Dallmayr, chiaramente. E intanto Dunkley si porta via un ottimo zero, ma Hauser, Hauser veramente straordinaria, sbaglia Doren. Olsbu in compagnia di Dunkley, Dallmayr trova lo zero. E Hauser è in terza posizione, poco più dietro c'è Hildebrand, sbaglia anche Braizaz e Aimonier. Questo è un poligono in cui le francesi hanno sbagliato, doppio errore per Herrmann. Mentre un grande zero per Gosner, Miri Gosner trova lo zero. Vitkova senza errori ancora in giornata, anche Serena Gasparin trova lo zero. Gasparin che è 14 su 15, purtroppo sbaglia il primo Wierer. Sbaglia l'ultimo Vittozzi, il primo errore di giornata. È un poligono che costa qualcosa alle italiane, perché in poche hanno sbagliato. C'è Jima che è con lo zero in ottava posizione, con lo zero anche Dunkley e Hauser, in grandissima rimonta pure loro, perché pettorale 11 e 12. Sbaglia due volte, tre volte a Ecchi addirittura la Svizzera. Adesso vediamo dove escono le italiane, sono fuori dalle 25 comunque. Sono 28 e 29 Wierer e Vittozzi. Mentre Rungaldir ha aperto male. Gli altri non li ha sbagliati, Rungaldir, però a questo punto si allontana dalle 40 posizioni. Doppio errore per Sanfilippo sul terzo e sul quarto. Ritorna sul terzo bersaglio e lo copre Federica. Gara ancora molto aperta. Che fine ha fatto Koukalova? Koukalova ha commesso un altro errore ed è in 23esima posizione. Chiaramente questa è una notizia importante per Dallmayr in ottica classifica generale di Coppa del Mondo. Ricordiamo che la situazione vede proprio Koukalova in seconda posizione con 14 punti di vantaggio su McRaenen.
e per cui può scavare ancora, ancora maggiore gap, e Dalmeier questa gara la può ancora portare a casa, perché guardate i distacchi come si sono ridotti, ha guadagnato 12 secondi dopo il poligono Dalmeier, veramente impressionante. Ci sono 6 atlete nello spazio di 2 secondi e mezzo. E chiaramente davanti non stanno facendo una grande andatura. Dalmeier ha potuto beneficiare di questa situazione. Se non si sblocca qualcosa davanti con McRaenen e Dalmeier che vanno a imporre l'andatura, da dietro ne possono approfittare soprattutto Gima, che anche lei infatti ha guadagnato. Guadagnano un po' tutte ovviamente. Con lo zero sono Dunkley, Hauser, Gima, Vitkova, Scardino anche, che però non è che stia guadagnando tanto in termini di posizioni. E poi abbiamo Glazirina, Gregorin, Vishnevskaya e la Ransom, oltre ad ancora Kimova, Kriuko, insomma sono diverse con lo zero, anche Pidrushina. Con lo zero però va indietro, e anche Nilsson con lo zero. Pure lei sta andando indietro, ma ci può anche stare. Pidrushina probabilmente sta soffrendo anche il problema della quota. Qui vediamo un bellissimo sorpasso di Dalmeier su McRaenen. Beh, insomma, materiali proprio scadenti non direi per Dalmeier, ma c'è anche molto del suo ovviamente. Gima si è portata a 21 secondi, quindi ha rosicchiato ancora qualcosa. Qui una positiva ancora una volta Puskarčíková, che comunque ha commesso un errore nella prima serie e poi nelle altre è stata precisa. Non così brillante Doren, perché alla fine anche lei sembra un po' affaticata. Petrolia 17, un solo errore. Anche Bresas è scivolata indietro in classifica. Si vede proprio dall'espressione delle atlete come qui si sente tanto anche il problema di riuscire ad avere dei materiali prestazionali con il giusto compromesso, visto anche il tipo di neve con situazioni diverse lungo la pista. Dalmeier e McRaenen sono davanti, hanno leggermente allungato quando ci avviciniamo all'ultimo poligono, quello decisivo. Birer si trova in 25esima posizione, staccata di 1,23. E adesso per quel discorso di entrare nelle 10 si fa direi improbabile, perché i distacchi sono importanti. Vittozzi invece in 30esima posizione. Le altre italiane, Rungaldir 44 e Sanfilippo 55. Non sono partite le ultime tre della start list, che sono Tofalvi, Jurkevic e Högberg. Hanno anticipato ad aprire Osbu e Dunkley, ma la norvegese sbaglia e anche l'americana. Errore di Hauser. Dalmeier trova lo zero. Sarebbe bello trovarsi anche McRaenen. Non so se poi possa andare a prendere comunque Dalmeier o darle davvero tanto fastidio. Non avremo questo duello. Dalmeier arriva questa volta sì davvero a cifra tonda. 10 vittorie in carriera. Sono 3 vittorie stagionali e siamo veramente all'inseguimento di Martin Fourcade, perché comunque i suoi risultati non sono tanto diversi. Dunkley che è secondo insieme ad Hauser, Puskarčíková, Holzbu, sono in tante per il podio, ma McRaenen ci può ancora provare ad andare a prendere il podio. Non so se sarà la stessa cosa anche per Doren, che comunque si è difesa abbastanza bene. È chiaro che Dalmeier guadagna su tutte le avversarie, le concorrenti. Gregorin sbaglia sugli ultimi due. Kokalova, altro errore, sono 5 errori. Viren invece trova lo zero, come anche Vittozzi, e credo che recupereranno diverse posizioni, perché abbiamo visto errori anche pesanti
di diverse atlete. Pirer è 19esima e Vittozzi 20esima. Molto positiva la gara di Elisa Vittozzi col pettorale 35. Dallmayr in solitaria, e d'altronde la passata stagione era stata praticamente imbattibile, ha vinto 4 gare consecutive ad inseguimento, quella a cui ha partecipato, perché ha avuto diverse assenze, che era poi il suo grosso problema, che non ha in questa stagione, fortuna sua. Poi si è concesso una pausa a Kanti Mazinski, ha ritrovato poi i podi in questa stagione. Io credo che per domani vedremo diverse assenze nelle staffette. Teoricamente l'Italia, a mio modo di vedere, non voglio fare l'allenatore, però così, dovendo esprimere il mio parere personale, mentre qua vediamo McRennan che si appresta ad andarsene, Doren potrebbe andare a prendere Puskarčíková e completare il podio con Dallmayr e McRennan, che qui forza ancora. Sono le quattro che oggi hanno gareggiato, secondo me, che dovrebbero fare la staffetta, però è anche vero che ci potrebbero essere problemi di recupero. Comunque fare 3 gare in 3 giorni non è neanche facile, quindi potrebbe essere anche inserita qualcun'altra, o Nicole Gontier o Karin Oberhofer. E per quanto riguarda l'ordine, beh, ce ne possono essere diverse di soluzioni probabilmente. Io metterei sinceramente Virer in ultima. In prima si potrebbe anche provare la Rungaldir, poi Vittozzi, San Filippo, una cosa del genere. Però normalmente la staffetta dovrebbe avere Oberhofer, quindi questo prevederebbe poi una distribuzione diversa delle frazioniste, con Vittozzi in prima, ovviamente. Non si vede ancora dietro Doren, si difende per il momento Puskarčíková. Bella prestazione davvero da parte dell'atleta della Repubblica Ceca, che consolida la sua posizione da top 10, classe 91 di Arrakov. Finora è sempre stata nelle 15 e questo è il suo miglior risultato chiaramente nella stagione. I podi li ha ottenuti solo in staffetta e temo che sarà così anche dopo questa gara, perché Doren la sta braccando. Però comunque sia, un quarto posto è il suo miglior risultato della carriera, in ottica traguardo chiaramente, perché Doren mi sembra pronta a scavalcarla. Per quanto riguarda la classifica generale di Coppa del Mondo, dobbiamo aspettare anche Koukalova dove andrà a inserirsi. Diciamo McRennan con il secondo posto dovrebbe salire di una posizione nella classifica generale, quindi 54 punti. Dovrebbe avere 69 punti di vantaggio Dallmayr su McRennan, per quello che vale ovviamente. E l'impronta c'è indubbiamente da parte di Dallmayr, che festeggia ancora. Doppietta Martin Fourcade, doppietta Dallmayr, che addirittura fa l'inchino a mo' di telemark accennato. Sta diventando l'assoluta protagonista di questa stagione. McRennan infila il quarto podio consecutivo nei format ed è molto soddisfatta. E Puskarčíková è sul podio, forse è primo podio in carriera per Puskarčíková, che si è giocata bene il finale con Doren. Bel abbraccio tra Dallmayr e McRennan. Hauser ancora lì nelle prime 10 posizioni, anche Bresaz comunque, nonostante gli errori commessi, uno distribuito nelle prime 3 serie, cioè 3 distribuiti nelle prime 3 serie per Bresaz. Nella fine con lo 0 abbiamo Glazinin, che sta arrivando in
intorno all'undicesima posizione dovrebbe essere. Poi c'è anche Vishnevskaya, che abbiamo già segnalato più volte, e sta ottenendo un altro buon risultato. Anche Kriuko ha recuperato tante posizioni. Eccola qua Glazirina, che è dodicesima, scavalcata da Jima Vishnevskaya, e poi arrivano adesso le italiane. Dorotea Wierer diciannovesima, e questa è una tappa sicuramente negativa. Adesso vediamo invece arrivare Lisa Vittozzi, che invece per lei direi che può essere una tappa positiva in due gare a punti, soprattutto 22esima qui, è un buonissimo risultato, c'è di che essere soddisfatte per lei sicuramente. Era apparsa, non dico in difficoltà, ma una condizione non ancora al meglio a Östersund, al di là della mista. Dunque un piazzamento che vale il sesto miglior risultato della carriera per Lisa Vittozzi, che ha ottenuto proprio nell'inseguimento il suo miglior risultato a Holmenkollen ai campionati del mondo della passata stagione, dove è stata tredicesima. Holmenkollen è stata la sua parentesi migliore. Attesa delle altre due italiane, Rungaldir intorno alla 47esima posizione, San Filippo verso la 52esima, 7 errori per la teta della Varridan, 3 per invece la gardenese Alexia Rungaldir. Non so se riusciamo ad aspettarle, a vederle arrivare. Per McKenna nel podio numero 25 nel format. Rinviata la vittoria numero 20, che la farebbe salire pari merito nella classifica all time con Sandrine Bay, mentre qui arriva Rungaldir 47esima, fuori dalla zona punti. E proprio chi è precipitata è Koukalova, con 5 errori dal pettorale 7 si trova in 26esima posizione. Ribadisco, Dallmayr ha chiaramente scavato una distanza importante con le sue avversarie. Giusto per fare due conti, 27esimo posto significa 14 punti, ne perde 46. C'era una differenza di già 49 punti, quindi siamo a 95 punti di Dallmayr di vantaggio. San Filippo chiude 52esima. Doren, diciamo, limita i danni, però anche lei ha un distacco piuttosto pesante. Viene da dire che quest'anno si potrebbe pure permettersi un malanno così rapido. Dallmayr non cambierebbe nulla, sarebbe francamente la favorita lo stesso, pur che sia una settimana di divano e malanno. Deluse, Ekhoff è 32esima con 6 errori, preceduta da Kuzmina che ne ha commessi 5, retrocessa di 25 posizioni rispetto alla sprint, però è appena rientrata, per Kuzmina è anche normale. Pociuffarova con un errore è 29esima, pettorale 13, ma sono in diversi in questa situazione. Stessa cosa la Pidrushina, 0 errori, 27esima, pettorale 15. Nilsson, 31esima in partenza, chiude 23esima con lo 0 però. Ci sono delle prestazioni su di sci che chiaramente sono spiegabili proprio con il problema del recupero.